Ero sempre convinto io, insieme con Focardi, del fenomeno della fusione fredda, ma a quel livello lì di produzione quasi industrializzabile mi sembrava un pochino troppo bello per essere vero. Queste distinzioni sono un pochino bizantinismi fra fusione fredda e energia. Io troverei un titolo unificante: fenomeni nucleari allo stato solido. La differenza fra l'apparato Rossi e i nostri apparati sperimentali di laboratorio stanno nel fatto che Rossi ha introdotto un catalizzatore che io suppongo si della molecola di idrogeno in idrogeno atomico. Da notare che l'energia nucleare è un milione più elevata, come il serbatoio dell'energia al nucleo è un milione di volte più grande di quella della periferia dell'atomo. Inside the reactor you can look, and it's important that you look, because you have to see that everybody, I would like that everybody comes to look inside, but please no photos. In questo momento è la prima volta che noi riusciamo a trarre, a estrarre energia dal nucleo con la caratteristica di essere pulita e naturalmente anche poco costosa. È un passo per l'umanità molto importante questo, anche se non capiamo ancora il meccanismo di questa trasformazione, di questa possibilità di trarre energia dal nucleo. Senz'altro sì, forse ci sarà bisogno di rivedere qualche principio della fisica esistente. E non è la prima volta che questo avviene. All'inizio del secolo scorso è bastata un'anomalia, quella dell'effetto fotoelettrico, per ribaltare tutti i concetti della fisica esistente e far nascere una nuova fisica, la fisica del microcosmo, che si chiama quantomeccanica.